Cari amiche e cari amici, ecco, devo confessarvi che farsi guidare dai sogni, dalle immagini interiori e mettere in atto quello che appunto Jung chiama processo di individuazione è qualcosa di veramente affascinante. Questa playlist su Jung nasce da un sogno che mi incitava, mi incoraggiava a riprendere questa playlist. Nasce come autobiografia di Jung e poi seguendo proprio il percorso, le indicazioni che mi hanno dato i sogni nel periodo in cui registravo questa playlist, essa è diventato qualcos'altro dalla autobiografia. Cioè, alla fine l'autobiografia è divenuta qualcosa di secondario. Ma tutto questo percorso è veramente affascinante. Ecco, in questo video volevo darvi degli spunti, degli stimoli di riflessione. E per quanto riguarda una serie di fenomeni che fanno sempre parte appunto del processo di individuazione, cominciamo col dire che Freud, nel suo studio autobiografico, dice apertamente che la psicanalisi non può far nulla per chiarire l'essenza del dono artistico. Perché vi parlo del dono artistico? Perché c'è un aspetto che normalmente è poco trattato, anche se ci sono degli studi in questo senso, che mirano a studiare proprio quanto l'arte debba ai sogni, quanto l'arte debba all'immagine, quanto l'arte debba a quello che è l'essenza dell'arte poi, una capacità intuitiva, che nell'artista riesce a far cogliere un determinato elemento creativo per tradurlo in disegno, scultura, architettura. Insomma, dicevo, Freud dice apertamente che la psicanalisi non può far nulla per chiarire l'essenza di questo dono artistico, non può far nulla per spiegare i mezzi con i quali l'artista lavora, ossia la tecnica artistica. Però, attenzione, perché la creatività è un fenomeno psichico e in quanto tale le scienze che riguardano la mente, la psiche, è giusto che lo abbiano come oggetto. Dunque, essendo un fenomeno psichico, la creatività è oggetto di studio per le scienze della mente. E queste scienze, l'indagine di queste scienze non riguarda i risultati artistici o scientifici prodotti dal pensiero creativo, ma deve riguardare proprio lo stesso pensiero, cioè come i meccanismi che danno luogo a questo pensiero creativo. E tutto ciò è legato alla sincronicità, perché è legato all'intuizione e si è legato, come al solito, alla consapevolezza, quindi alla meditazione, per quel che ci riguarda. Il pensiero creativo è fondamentale. Durante tutto il secolo scorso, la psicanalisi cerca le radici e le cause del pensiero creativo. Ci sono stati studi, c'è chi se ne è occupato, c'è chi se ne occupa tutt'oggi. E ci sono stati dunque psicologi, psicanalisti, anche pedagogisti che hanno provato a capire proprio come funziona la creatività e se la creatività può essere insegnata, può essere favorita. E a quali tratti della personalità si può associare la creatività? E dunque, ecco, ad esempio, le scienze cognitive si sono occupate di memoria, di apprendimento, di elaborazione di informazione, e alcune branche di queste scienze hanno proprio proposto dei metodi per praticare il pensiero creativo, perché ci sono stati sempre, storicamente proprio, degli esempi di pensiero creativo. Ad esempio, avevo accennato già in un altro video, il dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Stevenson voleva scrivere un racconto, e aveva avuto questa sorta di intuizione, di ispirazione, che questo racconto, quindi lui quello che sapeva è che questo racconto doveva parlare di un uomo con la doppia vita, questo è quello che sapeva, ma non riusciva a partire con questo racconto. Il suo estro sembrava in un certo senso desertificato. E che cosa fece a un certo punto? Sognò quello che poi diventò il romanzo tra i più conosciuti al mondo, Dottor Jekyll e Mr. Hyde. E dunque, mentre era in questa fase di assenza di creatività, però di grande desiderio, di grande volontà di creare, a un certo punto di notte sogna Dottor Jekyll e Mr. Hyde, il giorno dopo scrive la traccia e tutto il romanzo non è altro che l'elaborazione di quel sogno. Non solo, Schumann, il musicista, compositore, Wagner, entrambi dicono di aver avuto delle composizioni in sogno. Anzi, Wagner affermò di più, diceva che a volte aveva una sorta di trance, sperimentava, e entrava in questa trance in quei momenti che separano la veglia dal sonno, e poi ecco, ci sono stati studi interessanti, perché quelli sono proprio dei momenti in cui c'è una ipercreatività in questa fase tra la veglia e il sonno. Ebbene, Wagner diceva che in quella fase lui acquistava un attimo coscienza di quella fase e poi cadeva in trance e delle frasi musicali prendevano che diventavano poi la struttura portante di alcuni dei suoi capolavori, prendevano vita durante quei momenti. E nella autobiografia Wagner scrive a un certo punto di aver avuto una specie di allucinazione dalla quale scaturì quella musica che poi divenne il motivo di quella straordinaria quadrilogia che è l'Anello del Nibelungo, che in Germania i nazisti ogni anno, era diventata una sorta di cerimonia l'esecuzione di questa quadrilogia. Gli esempi sono tantissimi, ma non solo, cioè, Tartini, Il Trillo del Diavolo, lì proprio è un sogno. Se voi cliccate Trillo del Diavolo, sentite, che è un esercizio che si fa anche, per esempio, io ho studiato violino, si studia il Trillo del Diavolo, perché è un esercizio per i trilli, proprio per l'altro, e il compositore Tartini lo sogna, è un sogno che lui fa, molto vivido, si sveglia e non fa altro che trascrivere la musica che aveva sognato, e lo chiama proprio il Trillo del Diavolo, perché nel sogno era il diavolo che gli faceva quel motivo, insomma. E poi non solo, anche nel campo delle scienze, nel campo delle scienze, e tutti sappiamo per esempio il famoso aneddoto di Archimede, dell'Eureka, no? Il momento in cui ci si rilassa, ma questo capita a tutti noi, quante volte abbiamo una parola sulla punta della lingua e quando è che ci viene in mente questa parola? Quando rinunciamo a sforzarci, nel momento in cui ci rilassiamo, non ci pensiamo più, scatta questa capacità intuitiva di recupero nella memoria. E dice, ah sì, ecco, ora ricordo, ce l'avevo sulla punta della lingua. Ecco l'importanza sempre della meditazione, per rilassare, abbandonare il processo del pensiero razionale e affidarsi alla capacità intuitiva. C'è stato per esempio Mendeleev, grazie alla tavola periodica degli elementi, che Mendeleev fu in grado di stabilire l'esistenza di tre nuovi elementi che poi furono scoperti
nei 15 anni successivi. Cartesio, Cartesio, esattamente come Mendeleev, disse che gran parte delle sue intuizioni, delle sue invenzioni, erano dovute a sogni. Poi ci sono alcuni, per esempio, c'è questo inventore minore, diciamo, Elias Howe si chiamava, questo inventò la macchina per cucire, la macchina da cucire. E no, aveva già lo schema, tutto quanto, ma non riusciva a trovare un ago adatto, perché l'ago che aveva creato non funzionava nei fatti e quindi rovinava i vestiti. Era arrivato al punto di abbandonare il progetto. Vedete esattamente come vi dicevo, quando uno è sulla punta della lingua e poi non ci pensa più e arriva l'intuizione, eh? Ebbene, questo inventore era arrivato al punto di abbandonare il progetto quando ecco lì che ha un sogno. E in questo sogno sogna un re che voleva ucciderlo, che invia i suoi guerrieri per ucciderlo, e questi guerrieri avevano delle lance con un foro oblungo sulla punta. Ecco che l'inventore Elias Howe, che aveva abbandonato ormai questa invenzione perché non riusciva a risolvere questo punto, si svegliò di scatto e disegnò immediatamente l'ago che funzionò a meraviglia. Ma qua a Roma, io ho conosciuto adesso, non mi ricordo come si chiama. E una volta ebbi anche l'occasione di parlare, una sorta di filosofo strano, un personaggio stranissimo, ricchissimo, con i capelli lunghi, porta una specie di amuleto al collo, un personaggio affascinante. E questo è diventato ricchissimo, sapete come? Perché da bambino sognò il tappo a stella di latta. Fu l'inventore del tappo a stella di latta e la Coca-Cola glielo comprò. Lui vive di rendita da quello. Inventore del tappo a stella. Roba da non credere. Inventore del tappo a stella. E quindi vediamo tutto questo potenziale creativo che c'è nei sogni. Ecco, ai miei allievi insegno a fare l'incubazione nel sogno, cioè delle tecniche per ottenere determinati tipi di sogni. Ce ne sono molte di queste tecniche. Ma molti di questi esempi che ho fatto non sono altro che incubazioni spontanee, cioè fatte senza tipi di tecniche particolari. L'incubazione è un'elaborazione mentale dei materiali disponibili, diciamo, cioè noi abbiamo un certo materiale disponibile dal punto di vista psichico, e con l'incubazione è una sorta di stimolo, la ricerca di un ordine per dare un senso a questo materiale. È un processo che coscientemente si può sviluppare per prove ed errori, ma anche si sviluppa per flussi di pensiero disordinati, altalenanti. E in questo caso l'elaborazione di questi pensieri continua nei momenti nei quali l'attenzione cosciente è sospesa, come ad esempio nel sonno, come ad esempio nella meditazione. Ecco, dicevo Cartesio. Cartesio, per esempio, le nozioni fondamentali della geometria analitica. Cartesio disse che le ebbe attraverso i sogni. Due sogni ebbe a distanza di tempo, e in questi sogni contenevano le nozioni fondamentali della sua geometria. Poi c'è Friedrich Kekulé, e ha un sogno di atomi che danzano in un anello. E risolve attraverso questo sogno il problema della combinazione del carbonio e dell'idrogeno, ed è conosciuto negli studiosi di quel ramo, l'anello benzenico, la forma più complessa delle strutture molecolari, l'anello benzenico di Friedrich Kekulé, attraverso un sogno. Perfino un archeologo, Hilprecht si chiamava, Hermann Hilprecht,
riesce a decifrare un'iscrizione babilonese attraverso il sogno. E questi è interessante dedicarsi e studiare tutti questi, questi aspetti che in gran parte, attenzione, sono ancora sconosciuti, sono appunto in fase di studio, perché il pensiero logico si sa che procede in modo lineare. Il pensiero logico, lo dico in altri video, no? Che attraverso il movimento mentale del pensiero logico la mente crea il tempo, e crea questo tempo attraverso delle sequenze precise di causa ed effetto, di prima e dopo. Ci sono delle premesse, ci sono delle conseguenze. Questo è il pensiero logico, il pensiero raziocinante, quello che i greci chiamavano il logos, è questo. Poi però, attenzione, perché c'è un pensiero analogico che si sviluppa non per causa e effetto, prima e dopo, premesse e conseguenze, come il pensiero lineare, non in modo lineare. Il pensiero analogico si sviluppa per somiglianze, differenze, per immagini, per suggestioni, per metafore, e in tutta questa alla componente emotiva è determinante. Questi sono i due processi di pensiero che tutti viviamo, e in cui ci muoviamo. Nell'ambito di questi processi di pensiero, alcune fasi possono sovrapporsi, ad esempio l'individuazione di un problema e la raccolta di informazioni, oppure la raccolta di determinate informazioni che contribuisce a creare un'incubazione, come nel caso, ad esempio, probabilmente l'anello benzenico di Kekulé. Lui avrà raccolto tutta una serie di informazioni, queste informazioni dal punto di vista del pensiero analogico, che avviene appunto per suggestioni, per somiglianze, differenze, eccetera, eccetera, ha elaborato queste informazioni traendone poi quella teoria perfettamente accettata dall'altro tipo di pensiero, del pensiero logico. Quindi, come vediamo, ci sono delle sovrapposizioni tra pensiero logico e pensiero analogico. E da queste sovrapposizioni, da questi intrecci, può dipendere a volte la soluzione di un problema. E questo può dipendere anche dallo stile personale, dal carattere, anche dal grado di ossessività di chi affronta un determinato problema, da quanto una persona pensa a quel determinato problema. E dunque, ecco, sia gli studiosi di questi fenomeni che le persone che hanno sperimentato importanti intuizioni creative concordano su alcuni dati, ad esempio la capacità di visualizzare strutture complesse e di pensare per immagini. Le immagini sono il codice psico più denso e immediato. Non è un caso, ad esempio, che i libri dei bambini sono pieni di immagini. Perché i bambini non hanno ancora il pensiero logico strutturato, organizzato, e spesso ricorrono al pensiero analogico, che avviene appunto attraverso le suggestioni, le immagini. Ecco perché, per esempio, il bambino è molto più abile nel cogliere, per esempio, degli elementi rispetto alle espressioni facciali, a dei tratti somatici. È molto più bravo il bambino dell'adulto, perché quella è la dimensione in cui si muove proprio il bambino, la dimensione è quella lì. E per Jung ci dice, anzi, che la psiche è immagine. E per immaginare servono ovviamente delle immagini. Queste immagini, tradotte in parole, diventano narrazioni,
Questi meccanismi sembrano essere una componente ricorrente proprio dell'attitudine a sviluppare il pensiero creativo, anche al di fuori dell'ambito delle arti figurative. Molte delle metafore relative alla creatività proprio hanno carattere visivo, per esempio quando diciamo brancolare nel buio, è una metafora che ha un carattere visivo. Ah, ho avuto un'illuminazione, ho avuto un lampo di genio, ho capito? E queste sono tutte metafore che hanno un carattere visivo. Ed è comunemente riconosciuta l'importanza, ad esempio, ricoperta dall'apparente inattività, dalla natura ondivaga in un certo senso, dalla natura destrutturata del pensiero, che è tipica delle fasi di incubazione. A proposito di incubazione, c'è cioè per esempio gli antichi romani. Qui a Roma c'è l'isola Tiberina, che è un posto bellissimo, stupendo, dove tra l'altro ci sono delle sculture che pochissimi conoscono. E se qualche amico mi viene a trovare a Roma, lo porterò a vedere queste sculture. C'era nell'isola Tiberina il tempio di Esculapio, lo chiamavano i romani, Asclepio, che era stato un medico greco che era stato divinizzato. C'è tutta una storia dove si diceva che c'era una leggenda, che però è legata a quel luogo dove c'era un'epidemia a Roma, morivano le persone. Allora i romani mandarono una nave delle persone per pregare nel tempio di Asclepio. Si vide un serpente salire sulla nave e non riuscirono più a trovare questo serpente. Poi, tornati all'isola Tiberina, fu visto il serpente che entrava in quell'acqua. Che cosa ci dice questa leggenda? Che cosa ci dicono queste immagini? Del legame tra la medicina greca e la medicina romana e tra alcuni culti legati a questa tipologia di medicina, tra cui vi era l'incubazione del sogno. L'isola Tiberina era legata alla terra, si chiama isola perché è un'isola in mezzo al Tevere. È stato sempre un luogo di cura, ancora oggi c'è un ospedale, un luogo di cura, proprio un luogo nato, alcuni luoghi geografici sono destinati, questo era predestinato come luogo di cura. Ce ne sono altri qui a Roma, di posti che sembrano predestinati, l'uno al teatro, l'altro alle armi, cioè, che sempre sono stati così, l'isola Tiberina da sempre, e era collegata con la terraferma ad un ponte, e costruirono questo tempio di Asclepio dove c'erano medici sacerdoti. Sapete come erano date le cure? L'ammalato si recava all'isola Tiberina, i sacerdoti non gli facevano passare il ponte, i sacerdoti potevano passare il ponte, potevano, e il passare il ponte era passare dal mondo comune al mondo della divinità ed entrare in contatto con il numinoso, con l'elemento divino che si manifesta a livello cosciente. Ed ecco che il sacerdote parlava con l'ammalato. E lì avveniva quello che oggi chiameremo incubazione del sogno. Perché attraverso questo dialogo, poi il sacerdote dava delle formule, una sorta di preghiera da ripetere, e l'ammalato doveva dormire lì nei pressi del ponte ed avere un sogno, ripetendo queste formule. Era una vera e propria incubazione del sogno. Dai sogni ottenuti, i sacerdoti preparavano le erbe, i sacerdoti preparavano le medicine, comprendevano qual era la cura. E questo rientra, potrebbe sembrare una superstizione, ma Jung ci insegna, l'abbiamo detto nei video precedenti, che invece è una grande forma di saggezza, perché nasce da favorire l'elemento sincronico e favorire il processo di individuazione. Questa è l'incubazione. E
nel prossimo video, cari amici, ho deciso di parlarvi di alcune mie esperienze personali, proprio in questo senso. Anche amici che mi conoscono da anni sanno che io non parlo in genere delle mie esperienze personali, proprio perché bisogna fare molta attenzione, a parlare di esperienze intime e a tela, perché ci può essere una dispersione di energia in questo. Però, siccome alcune di queste esperienze mi è capitato di raccontarle ad alcuni di voi, e siccome ho avuto appunto un sogno in questo senso, dove io mi affacciavo da un balcone, c'erano molte persone sotto, io anche non conoscendo visivamente nessuno di loro, sapevano che erano tutte persone che stavano lì per fare una manifestazione contro la nuova grafica di YouTube, e quindi e io parlavo a queste persone. E quindi da questo sogno ho capito che devo raccontarvi alcune esperienze che sono di sincronicità, che sono avvenute a me ed anche a mio figlio. E questo sarà il contenuto del prossimo video. Bene, cari amici, un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.